Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Scusate che oggi esce un pochino più tardi, ragazzi, ma ho avuto un po' da fare questa mattina. Quindi questo, diciamo, è un video che ho un po' improvvisato da un paio di palestre fatte ieri sera insieme agli altri. Perché adesso stiamo uscendo quasi sempre dopo cena, ce ne andiamo sempre in Piazza Italia per quelli che conoscono la nostra zona Colleferro e andiamo a giocare lì. Quindi cerchiamo di arrivare ad abbastanza pollicini per questo video, non viene dietro 300 perché voglio vedere se vi piace veramente o no, anche magari questa cosa un po' più semplice con un paio di lotte nelle palestre, ragazzi. Allora, il primo video, primo spezzone che andiamo a vedere è una delle palestre che è in Piazza Italia, che quando noi stavamo lì a farmare era diventata gialla, ragazzi. È difficile che diventano gialle dalle nostre parti. Ci siamo organizzati, ci siamo messi io, Belz e un altro ragazzo di nome Alessio, che non è il nostro, ma è un altro nostro amico, e abbiamo deciso di andarla a buttare giù insieme, ragazzi. Ci ha seguito anche la cugina di Belz, che praticamente ha cercato ma aveva qualche problema con i cellulari. Poi infatti sto farmando prima di arrivare lì. Eccoci qua, ci siamo fermati tutti insieme e abbiamo deciso di andare a vedere com'era fattibile questa palestra, ragazzi. Eccola qua. Ok, allora c'era sopra un Magmar PL1083, che ormai per i livelli dei miei Pokémon è scarsissimo. Vapore 1100 e rotti, Slowbro 1500 era, non mi ricordo, non ho visto bene. Allora, il primo giustamente è questo Dexter Foxy. Io mi prenderò il mio set di squadra perfetta, me lo imposterò, perché tanto ormai ce l'ho tutti altissimi. Guardate, ragazzi, quanti cavolo di Eevee e Vaporeon, Flareon, ho tutto. Ho fatto anche il Jolteon nuovo dal 670, ragazzi, scrivendo Spark, e mi è uscito il Jolteon che volevo io. Ok, fanno un po' di bug dell'immagine. Allora, dovrei aver quasi scelto tutto il team. Parto col Vaporeon, così il Magmar va giù di cattiveria. Jolteon, così il secondo ce lo buttiamo giù di cattiveria. Però non mi ero accorto che Jolteon l'avevo lasciato a pochissima vita. Quindi avevo paura di perdere, infatti, quando me ne sono accorto. Guardate, ho abbassato il volume perché era altissimo e comunque era notte e non volevamo svegliare il prete. Perché se no si arrabbiava Don Luciano, non volevamo far arrabbiare Don Luciano. E ecco qui che stiamo combattendo in tre ragazzi, due Vaporeon, l'altro ragazzo non riusciva a vedere questa postazione, doveva stare più o meno verso destra. Ok, il primo Magmar se ne va immediatamente. Giustamente io cerco di cambiare al volo per mettere il Jolteon, che poi mi accorgo che ha pochissima vita. Infatti lì mi giro verso Ebbets e dico, mannaggia, mi sono dimenticato di curarlo. Eccolo qua che sta menando di cattiveria. Qui un po' di lag, scusate, giustamente vi ricordo che è registrato direttamente dal mio Huawei, ragazzi, che non è uno dei top smartphone, sinceramente. Infatti guardate le lag durante la registrazione. Mi dispiace di questo, ma tra poco avrò il nuovo smartphone molto più funzionale, molto più potente e potrò registrare molto meglio, ragazzi. Quindi speriamo, aspettiamo e vediamo. Ok, questo maledetto slopo che era veramente grosso, ragazzi, però il Vaporeon se lo mangia a colazione. Ok, la prima botta l'abbiamo buttato giù. Ok, dopo giustamente va riattaccata di nuovo perché dobbiamo farla arrivare a zero. Però adesso c'è il Vaporeon direttamente. Qui avrei preferito forse utilizzare direttamente il Jolteon, però già c'era il ragazzo di là, che era Alessio, che praticamente stava attaccando con il suo Jolteon, che l'ha buttato giù molto velocemente. Poi siamo rimasti il mio Vaporeon e il suo Vaporeon contro questo maledetto Slowbro, che era veramente, veramente grosso. È un cicciottone enorme, ragazzi. Con i due Vaporeon giustamente non gli facciamo tantissimo, perché se non erro è acqua anche lui, quindi è non molto efficace tecniche acqua, ragazzi. Guardate quanta vita mi era riuscito a togliere al mio povero Vaporeon, 1826. E guardate quanta ancora me ne diceva che aveva, che poi non è così. Perché quando si è in due non ve la dà subito la barra caricata, anche del danno dell'avversario, quindi si bugga molto facilmente questa cosa. Ok, l'abbiamo buttata giù molto semplicemente e adesso manca l'ultimo attacco. No, ragazzi, mi sono sbagliato, non mancava l'ultimo attacco perché giustamente di là stavano attaccando anche Bells e la cugina. Quindi era rimasto totalmente bianco e io ci ho messo immediatamente un Pokémon sopra, se non erro. Ci ho messo immediatamente Execute, ragazzi, perché avevo paura che lo catturassero. Avevo visto una macchina che si era appena parcheggiata, quindi ho messo subito il primo Pokémon disponibile. Dopo un po' mi sono accorto che era stata attaccata, ragazzi, stava venendo attaccata. E allora sono rimasto là ad aspettare e vedere se erano quelli della macchina. Ho continuato a cliccare continuamente sulla palestra, ragazzi. Appena mi sono accorto che sono riusciti a buttare giù l'Executor mio e l'Executor d'Alessio, ho messo immediatamente un altro Vaporeon 1800 sopra. Quindi la gente era già pronta là per mettere la sua roba e si è trovata senza più il posto, era di nuovo rossa.
Giustamente non si sono arresi, ragazzi, hanno continuato a riattaccarla e l'hanno ributtata giù. Io avevo già rimesso tutta la vita full all'executor e ce l'ho rimesso di nuovo sopra. Alla fine si sono arresi, se ne sono andati con la macchina e noi abbiamo messo tutti i nostri Pokémon belli belli pronti sopra la palestra, ragazzi. Quindi un executor 1100 e il Vaporeon, se non erro, tutti belli piazzati sulla nostra palestra rossa. Dopo un po' che abbiamo farmato, ci siamo messi lì a quei Pokéstop a farmarceli bene, sia con i moduli esca che sia con la Roma, ragazzi, ci siamo accorti che la base a fianco nero era diventata di nuovo gialla. E allora siamo andati a vedere che cosa c'era sopra, giustamente, per combatterla di nuovo. C'era questo Venomoth scarsissimo, 6,62. Vabbè, comunque il livello è 15, quindi ci può stare che a quel livello sia un pochino più bassini, ragazzi. E poi ho deciso di farmi tutta la squadra come al solito ben impostata per buttargli laggiù, anche se effettivamente non serviva più di tanto perché era piccola. E questa me la stavo attaccando da sola, ragazzi, perché gli altri stavano chiacchierando tranquillamente. Io appena ho visto che era già, ho detto vado, l'ammazzo e torno. Infatti non ci è voluto tantissimo, come al solito un po' di lag perché dal cellulare è così per adesso. Giustamente sono andato contro questo bellissimo Venomoth con il mio Executor a botte di pestoni sulla testa e poi gli tiravo gli semi bomba, se non erro. Ok, seme bomba sul faccione, super efficace di cattiveria. Addosso a me mi faceva. Un bello Scyther. Scyther, butta giù, muorici. Sempre 6,69, perché giustamente erano tutti più o meno di quel livello, ragazzi. Quindi anche i Pokémon contro cui combattevo erano più o meno dello stesso livello. Giustamente mi faceva una valanga di danni perché lui è coleottero, contro un Pokémon d'erba ha effetto e super effetto. Però guardate, sono riuscito lo stesso a vincerlo. Qui sono rimasto contro questo bellissimo Pidgeot e mi sono ritrovato con l'Executor che c'aveva un decimo di vita. Ha provato a fare qualche danno ma non ha retto. Poi è entrato il mio Vaporeon, giustamente Vaporeon botte d'acqua sul faccione. Attacco più rapido di quello dell'avversario, mi dispiace sempre per questa lag. E una bella idropompa sul faccione e l'abbiamo buttato immediatamente giù, ragazzi. Questa cosa l'ho fatta per 2-3 volte, non ve la faccio vedere perché comunque i Pokémon sono molto deboli di questa palestra. Quindi non è il caso neanche di vedere se è vinta o no, perché sicuramente l'ho buttata giù e l'ho fatta ridiventare immediatamente rossa. E dopo ci ho messo l'Executor di nuovo in cima. Anche qualcuno mi ha detto non ci mettere il più potente, ma tanto ho detto tanto questa me la ributtano tra qualche minuto e poi dopo me lo ritrovo dentro all'inventario morto. Ok ragazzi, queste erano le due ispezioni delle palestre fatte ieri sera, attaccate ieri sera. Sono riuscito a farle diventare rosse sia con che sia senza gli altri ragazzi. La mia squadra è diventata molto più potente, l'avete visto. Mi dispiace di avervi portato soltanto questi due contenuti, ma effettivamente non ho avuto molto tempo oggi per potervi pubblicare un video pieno di contenuti, ragazzi. Quindi, se potete, lasciate tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata di Pokémon Go.